Ciao a tutti e bentornati nel mio canale YouTube. Nel video precedente vi ho mostrato come realizzare questa piastrella con questo verde chiaro, verde mela. In questo video invece vedrete come realizzare il secondo modello di piastrella, questo con il fiore. Inoltre, l'assemblamento totale della tovaglietta. La misura è 35x55 e ho utilizzato in totale 130 grammi di filato. Se avete in giro dei gomitoli singoli di cotone fiocco, ne basterà utilizzare uno per colore. Io ho scelto questi colori, voi scegliete i colori che preferite. Vedrete che è semplicissima da realizzare. Io adoro le tonalità del verde, soprattutto i colori pastello, li trovo perfetti per la primavera. Quindi questa sarà la mia tovaglietta che utilizzerò quest'anno. Bene, se vi piace e volete realizzarla anche voi, seguite il video tutorial. Nell'info box vi lascerò anche il link del video della prima piastrella. Bene, passiamo all'elenco del materiale e al procedimento. Materiale occorrente: cotone fiocco, rosa, verde e bianco, uncinetto numero 2, ago da lana. Nel video precedente vi ho mostrato come realizzare questa mattonella. Ora realizziamo quest'altra, che è il secondo tipo di mattonella, piastrella, che andremo poi ad unire per formare la tovaglietta. La misura naturalmente è la stessa. Qui era 15,5 più il bordo 16,5. Stessa cosa per questa. 15,5 più il bordo bianco 16,5. Prendo il rosa. Lavoro l'anello magico. Nell'anello magico lavoro 3 catenelle, 1, 2 e 3, 2 catenelle di separazione, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. 2 catenelle e una maglia alta e continuo così fino ad ottenere 8 maglie alte separate da 2 catenelle. Termino il giro con le 2 catenelle e chiudo con una maglia bassissima. Tiro il filo, stringo questo qui centrale dell'anello magico, che poi a fine lavoro andrò a bloccare con un nodino in modo che non si sfili una volta che andrò a lavare la tovaglietta. E il primo giro è così fatto con il rosa. Ora prendo il bianco, entro in uno degli spazi e faccio passare il filo. Lavoro la prima catenella prendendo tutti e due i fili, anche la codina. Rilascio la codina e ora lavoro 3 catenelle, 1, 2 e 3. Nello stesso spazio lavoro una maglia alta doppia, non chiusa, una seconda maglia alta doppia, non chiusa, e poi le chiudo insieme.
Prima passo attraverso le prime due asole, poi filo sull'uncinetto e passo attraverso le altre due, così. Una catenella e nuovamente nello stesso spazio lavoro una maglia alta doppia, non chiusa, una seconda maglia alta doppia, non chiusa. E ora chiudo insieme le prime due facendo passare l'asola attraverso le due, filo sull'uncinetto, passo attraverso le ultime due asole. E ora lavoro 4 catenelle, 2, 3 e 4. Rientro nello stesso spazio e chiudo con una maglia bassissima. Così. Con una maglia bassissima raggiungo lo spazio successivo. Ora qui lavoro le 3 catenelle, quindi vedete qui ho iniziato con 3 e ho terminato con 4 catenelle. Filo due volte sull'uncinetto, entro nello spazio e lavoro la maglia alta doppia non chiusa. Una seconda maglia alta doppia non chiusa. Filo sull'uncinetto, passo attraverso le prime due, filo sull'uncinetto, passo attraverso le altre due. Una catenella, lo stesso spazio, ripeto le due maglie alte doppie non chiuse. Una, due, filo sull'uncinetto, passo attraverso tutte e due le asole, filo sull'uncinetto, passo attraverso le ultime due asole. E qui lavoro 4 catenelle. Rientro nello spazio e chiudo con una maglia bassissima. Così. A maglia bassissima entro nel foro successivo e ripeto lo stesso procedimento. 3 catenelle, 2 maglie alte doppie non chiuse. Una, due, filo sull'uncinetto, passo attraverso due, filo sull'uncinetto, passo attraverso le ultime due. Così. Nuovamente, due volte il filo sull'uncinetto, entro nello stesso spazio e lavoro le due maglie alte doppie non chiuse. Poi le chiudo insieme. Prima passo attraverso 2 e poi passo attraverso le altre 2. 4 catenelle. Rientro nello stesso spazio e chiudo con una maglia bassissima. Così. E ora continuo con lo stesso procedimento fino a realizzare in tutto gli 8 petali. 8 petali fatti e ora per chiudere il giro entro con una maglia bassissima nello spazio successivo. Tiro il filo e lo taglio. E la parte centrale l'abbiamo fatta. Quindi abbiamo un cerchio. Ora dal cerchio dobbiamo andare a trasformare la piastrella in quadrato. Quindi ora prendo il verde. Ora con il verde entro qui tra un petalo e l'altro, qui dove ho il punto realizzato con il bianco. E faccio passare il filo verde. Lavoro 4 catenelle. Una, due, tre e quattro. 4 catenelle rappresentano una maglia alta doppia. Ora lavoro 3 catenelle di spazio, una, due e tre. Ora vado qui sulla punta dove ho lavorato la catenella che separava i due gruppi alle alte doppie.
ma prendo solo l'asola dietro e lavoro una maglia bassa, così. 3 catenelle e una maglia alta doppia la vado a realizzare qui tra un petalo e l'altro. Entro, faccio passare il filo e lavoro la maglia alta doppia. Così. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Vado qui dove c'è la catenella di separazione, entro nell'asola dietro e lavoro la maglia bassa. 3 catenelle e nuovamente vado a lavorare la maglia alta doppia qui tra un petalo e l'altro. Così. 3 catenelle, una maglia bassa qui sulla catenella di separazione delle maglie alte doppie, prendendo solo un'asola e lavoro la maglia bassa. 3 catenelle e lavoro la maglia alta doppia tra un petalo e l'altro. Entrando qui. Così. 3 e continuo così per tutto il giro. Arrivata a fine giro, ho le mie 3 catenelle e ora mi ricongiungo qui nella terza catenella qui iniziale dove c'è il primo punto alto doppio e chiudo con una maglia bassissima. Così e il giro è completato. Entro nel primo spazio e lavoro 3 maglie basse, una, due e tre. Vado nello spazio successivo e lavoro 3 maglie basse, una, due e tre. Spazio successivo, 3 maglie basse, una, due e tre. Qui devo formare un angolo, quindi faccio una catenella e nello stesso punto 3 maglie basse, uno, 2 e 3. Così. Vedete, qui si forma un angolo. Quindi qui 3, qui 3 e qui me ne ritrovo 6. Vado nello spazio successivo e lavoro 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Spazio successivo, 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Spazio successivo, 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Spazio successivo, 3 maglie basse, 1, 2, 3. Qui formo il secondo angolo, quindi faccio una catenella. E nello stesso spazio nuovamente 3 maglie basse. Spazio successivo 3 maglie basse. Una, due e tre. Spazio successivo 3 maglie basse. Una, due e tre. Spazio successivo 3 maglie basse, una, due e tre. Spazio successivo, 3 maglie basse, una, due e tre. In questo spazio lavoro
una catenella e 3 maglie basse. Una, due e tre, e ho formato l'angolo. Spazio successivo, 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Spazio successivo, 1, 2 e 3 maglie basse. Spazio successivo, 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Spazio successivo, 3 maglie basse, 1, 2, 3. Qui faccio l'angolo, quindi una catenella e nello stesso spazio le 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Spazio successivo, 3 maglie basse, 1, 2 e 3, e ho concluso il giro. Mi ricongiungo e chiudo con una maglia bassissima. E ora sta diventando quadrato. Dal cerchio stiamo passando al quadrato. Quindi tra un angolo e l'altro vedrete che c'è un petalo. In questo petalo lavorerete 3 basse e 3 basse, mentre nei petali che formano l'angolo, qui 3 maglie basse nel primo spazio, mentre nel secondo spazio farete 3 maglie basse, una catenella e 3 maglie basse. Quindi sono 1, 2, su 3 petali, vedete, qui sulla punta si forma il primo angolo. Sul terzo petalo si forma la seconda punta, secondo angolo. Qui nuovamente saltate un petalo, in quello successivo si forma l'angolo, un petalo pieno, in quello successivo si forma l'angolo. Così. Partiamo col nuovo giro. Lavoro 3 catenelle. 2 catenelle di separazione. Salto 1, 2, vado nel terzo e lavoro la maglia alta. 2 catenelle. Salto 1, 2, vado nel terzo e lavoro la maglia alta. 2 catenelle. Ora qui sono nell'angolo, quindi entro qua dove ho lavorato la catenella e lavoro una maglia alta, 3 catenelle, rientro sempre nello stesso punto e lavoro una maglia alta. Quindi qui ho formato l'angolo, qui con 3 catenelle, mentre qui sono 2. Ora riprendo a lavorare sul lato opposto. 2 catenelle, salto una, due, vado nella terza e lavoro una maglia alta. 2 catenelle, salto una, due, vado nella terza e lavoro la maglia alta. 2 catenelle, salto una, 2, vado nella terza, lavoro la maglia alta, 2 catenelle, salto una, 2, vado nella terza e lavoro la maglia alta, 2 catenelle, e ora sono sulla punta, quindi vedete ho due punti, vado nel terzo dove c'è la catenella di spazio, entro e lavoro una maglia alta, 3 catenelle e nello stesso punto la maglia alta e ho formato il secondo angolo. Così. Ora vedete, qui c'è l'angolo, poi ho 1, 2, 3, 4, 5 spazi e poi ho il nuovo angolo.
Quindi ora vado a formare nuovamente i miei 5 spazi. Con 2 salto 2 punti, vado nel terzo e lavoro la maglia alta. 2 catenelle, salto 2 punti, vado nel terzo e lavoro la maglia alta. 2 catenelle, 1, 2 punti di salto, vado nel terzo e lavoro la maglia alta. 2 catenelle, salto 1, 2, vado nel terzo e lavoro la maglia alta. 2 catenelle, salto 2, vado nel terzo che è l'angolo, qui dove c'è la catenella di spazio, e lavoro una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta nello stesso punto. Così, e anche qui ho l'angolo più 1, 2, 3, 4, 5 spazi, angolo, 1, 2, 3, 4, 5 spazi e angolo. E ora procedo fino a completare tutto il giro. Nuovo giro, 3 catenelle, 2 catenelle di separazione, vado sulla maglia alta e lavoro la maglia alta. 2 catenelle, vado sulla maglia alta successiva e lavoro la maglia alta. 'Arrivata a questo punto, vado direttamente nell'angolo, perché ora gli angoli li riempiamo di maglie alte. Quindi entro e lavoro 3 maglie alte. Una, 2 e 3. 2 catenelle e nuovamente 3 maglie alte. E ho formato così il primo angolo. Poi lavoro come il giro sottostante, quindi sempre 2 catenelle e una maglia alta sulla maglia alta del giro sottostante. 2 catenelle e una maglia alta. 2 catenelle e una maglia alta. 2 catenelle e una maglia alta. 2 catenelle e ora vado nell'angolo e lavoro 3 maglie alte, 2, 3, 2 catenelle e nello stesso spazio 3 maglie alte, 1, 2, e 3 e ho il secondo angolo e vedete qui ho 1 2 3 4 5 spazi vuoti, quindi ho l'angolo formato da 3 alte, 2 catenelle, 3 maglie alte e 5 spazi vuoti e procedo così per tutto il giro con lo stesso procedimento. Giro ultimato. Comincio con 3 catenelle, che sono la prima maglia alta sopra la maglia alta sottostante. 2 catenelle e maglia alta sulla maglia alta successiva. 2 catenelle e maglia alta sulla maglia alta successiva. 2 catenelle e ora sono nell'angolo. Qui lavoro le 3 maglie alte sulle 3 maglie alte. 1, 2 e 3.
Sono nell'angolo e quindi lavoro le tre maglie alte. Una, due, e tre. E da tre sono diventate 6. 2 catenelle, ultimo l'angolo con le altre 3 maglie alte. Una, due, e tre. Sulle maglie alte lavoro le maglie alte. Una, due, tre. E anche qui da 3 sono diventate 6 e ho fatto così l'angolo. E anche qui il lavoro si ripete. Realizzo i 5 spazi vuoti lavorando 2 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle, la maglia alta, 2 catenelle, la maglia alta, 2 catenelle, la maglia alta, 2 catenelle e vado a lavorare l'angolo con 3 maglie alte sulle maglie alte sottostanti e 3 maglie alte nello spazio, 2 catenelle e nuovamente sempre nello stesso spazio le 3 maglie alte e 3 maglie alte sulle maglie alte sottostanti. Quindi, come vedete, il lavoro si ripete come questo e continuo così per tutto il Giro, giro ultimato. Quindi nell'angolo siamo passati da 3 maglie alte a 6. Ora procediamo col nuovo giro. Lavoro le 3 catenelle, 2 catenelle di separazione e vado sulla maglia alta. 2 catenelle. Una maglia alta sulla maglia alta, 2 catenelle e ora lavoro le 6 maglie alte. Quindi vado a lavorare punto su punto. Una, due, tre, quattro, cinque e sei. Ora sono nell'angolo, quindi lavoro le 3 maglie alte. Una, due, tre. Da 6, ora sono 9. 2 catenelle e nello stesso spazio 3 maglie alte. Una, due, e 3. E procedo con le 6 maglie alte. Una, due, tre, quattro, cinque e sei. È ultimato così l'angolo. E ora vado a realizzare i 5 spazi vuoti come ho fatto nel giro sottostante. Quindi sempre 2 catenelle e la maglia alta sulla maglia alta. E continuo fino a dove cominciano le maglie alte. Qui lavoro le 6 maglie alte più 3 maglie alte nell'angolo per un totale di 9. 2 catenelle. E nuovamente 3 maglie alte nell'angolo più 6 sulle maglie alte per un totale di 9.
come ho fatto qui. Quindi l'angolo si ripete per tutto il giro. Ora proseguo e termino anche questo giro. Ultimato anche questo giro, lavoriamo l'ultimo con questo colore. Quindi ricomincio con 3 catenelle che rappresentano la prima maglia alta e 2 catenelle di separazione. E lavoro la maglia alta sulla maglia alta. 2 catenelle e una maglia alta sulla maglia alta. 2 catenelle e vado sul gruppo di maglie alte, sulle 9, e lavoro le 9 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sono nell'angolo e lavoro le 3 maglie alte in più nello spazio. 1, 2 e 3. Da 9 ora sono 12. Vado sull'altro lato e lavoro 2 catenelle e nuovamente le 3 maglie alte nello spazio. 1, 2 e 3. E le 9 maglie alte sulle 9 maglie alte del giro sottostante. Sette, otto e 9, per un totale di 12, 2 catenelle e 12 maglie alte. Ho lavorato così il primo angolo e ora il lavoro si ripete come i giri precedenti. Vado a lavorare i 5 spazi vuoti e poi nuovamente il lavoro che abbiamo eseguito ora. Quindi le 12 maglie alte, le 2 catenelle e le 12 maglie alte. Ultimato il giro, ho tagliato il filo e ora prendiamo il bianco e andiamo a rifinire la piastrella. Quindi partiamo in un punto qualsiasi, faccio entrare il filo. E nello stesso punto lavoro la maglia bassa. Qui ho gli spazi vuoti, quindi entro e lavoro 2 maglie basse. Vado nello spazio successivo e lavoro 2 maglie basse. Spazio successivo, 2 maglie basse. Spazio successivo, 2 maglie basse. Ho l'ultimo spazio, lavoro le 2 maglie basse, così. Ora qui ho le maglie alte, quindi lavoro una maglia bassa su ogni maglia del giro sottostante. Sono nell'angolo, entro nell'angolo e lavoro 3 maglie basse. 1, 2
3 e poi si ricomincia a lavorare sempre a maglia bassa, punto su punto. Quindi 2 maglie basse dove ci sono gli spazi e su ogni maglia alta una maglia bassa e in ogni angolo 3 maglie basse. E continuo così per tutto il giro. Piastrella finita. Ultimo giro l'ho realizzato, come avete visto, con il bianco. Ora, se volete realizzare la stessa tovaglietta come la mia, di queste ne dovete fare altre 2, quindi per un totale di 3. Io le ho già preparate e ora ho ripreso anche le altre 3 mattonelle che ho realizzato nel video precedente. Per vedere come si realizza questa, troverete il link nell'info box. Quindi ora io le sistemo così: una qui al centro e una qua, e queste 3 così, alternando. Se invece voi preferite farle tutte e 6 dello stesso tipo, come preferite, questione di gusti. Ora, queste 4, come avete visto, io le ho già cucite insieme, quindi ora vado sul rovescio. Per la cucitura, come vedete, io prendo le 2 asoline qua che sono evidenziate sul rovescio, le asole esterne. Non tiro, la cucitura la lascio morbida e procedo così. In questo modo, come vedete, la cucitura non si vede. Una volta ultimate tutte le cuciture, vado a rifinire tutto il contorno della tovaglietta. Parto qui nell'angolo sulla prima delle 3 maglie basse e inserisco il filo. Lavoro la prima catenella e nello stesso punto la maglia bassa. Ora lavoro tutto il giro a maglia bassa, punto su punto. In questo modo unisco ancora di più tutte le mattonelle e rendo più lineare la lavorazione. Quindi tutto il contorno a maglia bassa, senza far nessun aumento negli angoli. Qui sotto le 3 maglie basse, quindi lavoro lo stesso le 3 maglie basse, quindi punto su punto. Giro a maglia bassa, ultimato. Ora andiamo a fare il nuovo giro, sempre con il bianco. Lavoro 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Ne salto 2, vado nella terza e lavoro una maglia bassa. E ho fatto questo piccolo archetto. Nuovamente 4 catenelle. Salto 2 punti, vado nel terzo e lavoro la maglia bassa. Nuovamente 4 catenelle, salto 2 punti, vado nel terzo e lavoro la maglia bassa. 4 catenelle, salto 2 punti, vado nel terzo e lavoro la maglia bassa. Così. E procedo per tutto il giro. Bordo finito.
E la mia tovaglietta è pronta per essere utilizzata. Che ne pensate? È graziosa. Come avete visto, io ho mischiato questi due tipi di mattonelle. Volendo, potete realizzarla anche con un solo tipo, tutte e sei così, oppure tutte e sei così, oppure cambiare i colori, insomma, a vostro piacimento. La misura finale è 35 per 55. Ho utilizzato un gomitolo per colore e ne ho avanzato, soprattutto per il rosa. Infatti, la tovaglietta pesa 130 grammi, quindi 130 grammi di filato in totale. Il procedimento è così ultimato. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale YouTube cliccando anche sulla campanellina. Così ogni volta che realizzerò un progetto riceverete una notifica. Grazie ancora per la compagnia, al prossimo progetto. Ciao a tutti!